Buon pomeriggio a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti sul mio canale. Ragazzi, intanto volevo ricordare la morte di Toto Cutugno, un grande cantautore, un grandissimo uomo nella musica italiana e nella storia sicuramente, un grandissimo cantante, un grandissimo uomo sotto tutti gli aspetti, un fratello rossonero, anche lui tifosissimo del Milan, riposo in pace, Toto Cutugno, e condoglianze a tutta la famiglia. Ragazzi, arriviamo a noi, alla Serie B. Si è conclusa la prima giornata di Serie B, come voi ben sapete mancano ancora due squadre, la Regina è stata estromessa. C'è il Lecco che dovrebbe rimanere, partendo poi con due punti di penalità, almeno a oggi questo è il verdetto. Poi staremo a vedere quello che deciderà il giudice che dà le sentenze a fine mese, inizio settembre. Ragazzi, primo turno di Serie B, molto bello, molto interessante, molto vivo. Il Bari fa 0-0 all'esordio con il Palermo in casa, nonostante il 9 il Bari tiene e porta a casa un punto importantissimo. L'illusione del gol al centesimo del Palermo con Brunori viene subito tolto il gol giustamente per un fuorigioco. Il Cosenza vince 3-0 con l'Ascoli, un inizio forte per la squadra di Caserta che l'anno scorso si è salvato i playout. Cremonese e Catanzaro 0-0. E la Cremonese arriva dalla Serie A, secondo me un piccolo rammarico contro una neopromossa. Il Catanzaro porta a casa un punto importantissimo, fondamentale. Ternana-Sampdoria 1-2, vince la Sampdoria fuori casa, parte bene la squadra di Andrea Pirlo, tre punti subito importanti per la lotta nel tornare in Serie A. Su Tirol-Spezia una partita pazzesca, finisce 3-3. Tantissime emozioni, tantissimi gol. La squadra di Bisoli del Sud Tirol anche quest'anno dimostra di essere una squadra tosta, come l'anno scorso che è arrivata nei playoff. Lo Spezia è sceso dalla Serie A, quindi uno Spezia che quest'anno è condotto come uomo in panchina da Alvini, ex Cremonese. Cittadella Reggiana vince 1-0. Il Cittadella parte male Sandronesta con la sua Reggiana, perdendo 1-0. Il Parma batte il Feral Pisalò 2-0. Inizia bene la squadra di Pecchia, tre punti importanti, poi vedremo anche da farsi nelle prossime partite, ma anche il Parma è una candidata per la Serie A. Venezia-Como 3-0. Il Venezia strapazza il Como, un Como che non riesco a capire ogni anno ha tantissime difficoltà, nonostante poi non abbia una brutta rosa. Tre punti fondamentali per il Venezia, mancano altri due incontri, come voi ben sapete, non ha giocato il Modena e non ha giocato il Pisa in questa giornata. La classifica, ragazzi, ve la dico giusto per correttezza, ma tanto anche lì c'è stata solo una gara. Primi in classifica c'è Cosenza, Venezia, Parma, Cittadella 3, Spezia su Tirol, Bari, Catanzaro, Cremonese, Palermo e Sampdoria a 1, perché come voi ben sapete la Sampdoria ha due punti di penalità e quindi è a un punto in classifica, non solo lo Spezia, scusate il Lecco, ma anche la Sampdoria ha avuto due punti di penalità, quindi con questa vittoria già scala i due punti. Poi c'è il Modena che giustamente ha una partita in meno e anche il Pisa, quindi devono ancora giocare. Poi segue Reggiana, Feral Pisalò, Ascoli, Como e Lecco, che anche il Lecco deve ancora giocare, e la squadra X, che vedremo quale sarà, se sarà il Brescia, se sarà il Foggia. Siamo tutti curiosi di conoscere la squadra mancante nella Serie B. Ragazzi, vi auguro un buon pomeriggio. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, clic, 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 lasciate like e commenti sotto il video se lo ritenete opportuno. E attivate la campanellina per non perdere nessuna news. Un abbraccio da Jerry e sempre forza, vecchio cuore, rosso nero.